La convocazione del Consiglio è forse tre punti all'ordine del giorno più un punto più il primo punto all'ordine del giorno è convocazione del Sindaco. Prego. Grazie Presidente, signori consiglieri, componenti della Giunta, pubblico presente. Le mie comunicazioni si dovevano perdere nel momento in cui siamo convocati in Consiglio su aspetti delicati che stiamo vivendo nella nostra città, che stiamo vivendo nella nostra Calabria, che stiamo vivendo nel nostro paese, dove le difficoltà cominciano a diventare veramente innumerevoli, dove occorre un altro senso istituzionale, come prima stato in particolare da chi è stato chiamato a rappresentare una città importante come quella di Crotone. E naturalmente ne avere la presenza oggi di un pubblico in mezzo al quale ci sono 12 famiglie, 12 lavoratori che rappresentano 12 famiglie, con il rischio di perdere un lavoro e certamente un impatto di una gravità esterna, a prescindere da questa, come questi lavoratori stanno rivolgendo i loro servizi, perché è vero che è stato un percorso faticoso per raggiungere questo obiettivo, non era assolutamente scontato per servire, ma la volontà politica di un'amministrazione, ma anche di un consiglio comunale, quindi di una città, aveva consentito, consente, dovrà consentire che nessuno di questi lavoratori possa tornare a casa senza portare un salario che è frutto di un sudore faticoso. E hanno fatto parte, quindi abbiamo la responsabilità tutti. Io vorrei che noi pubblico, se è possibile. Lui ha fatto tre la nota! Non mi pare forte, se siete nelle condizioni, chi non ha nelle condizioni, che non mi sente. Allora, io ho aperto forte l'altro questo senso di responsabilità. Perché i lavoratori scendono, non stanno dormendo la notte, dietro un altissimo di persone forti, ma non stanno credo che nessuno di noi, del consiglio di questo consiglio comunale, farebbe alcunché per mettere a repentaglio questi 12 consiglieri. Però guardate, non è sufficiente. Non è assolutamente difficile salvare il nostro lavoro, che sono straordinariamente. Quello che abbiamo di fronte, quello che avremo, quello che si sta verificando nella città, non sono solo i discorsi, perché se i discorsi salviamo, non è così. Ma abbiamo un'emergenza, avremo un'emergenza in questa città, come nel resto del territorio del nostro paese Italia. Tutti i giorni e di bandiere, la chiusura di tutte le partecipate di Catanzaro, con i lavoratori che naturalmente stanno in ECE, non stanno in centro destra, il sindaco che è un imprenditore che certamente può avere alcuni sottoattivi effetti, ma non può avere certamente alcune partecipate. Questa è l'esperienza grave nel settore pubblico. Eppure è stato costretto a chiudere questa decisione. Perché se non creare un senso di responsabilità, tra tutti, minimamente tra tutti, credo che non abbiamo possibilità di uscire da questa situazione. Se il centro-sinistra non fa rinuncia a qualcosa di suo, l'opposizione non rinuncia a qualcosa di suo, non si fa fronte comune di fronte a questa emergenza.
io credo che non avremo futuro, non uscirà. Però guardate, io devo confessare che sono sacri per i cammini che questa volta non posso lasciare. E non sono né la lucidità in questo momento di raggiungere tutti questi obiettivi. Non c'è senso di responsabilità, ritengo in particolare da tutti i partiti, da parte di tutti i partiti, da parte di tutti i rappresentanti di questo Consiglio. Credo che stiamo dimostrando veramente tutti insieme un senso di scarsa responsabilità che forse non è sufficientemente maturo quello che sta avvenendo nel mondo e che qualcuno forse pensa può far solo sbagliando che qui siamo isolati, siamo isolati e noi molto spesso con il nostro comportamento la rendiamo ancora più infelici, non siamo isolati, non dimostriamo il senso di responsabilità che in questo momento occorre dimostrare e io per questo motivo mi rimetto, mi sto annunciando le mie dimissioni. Segretario di Milano hanno dato le ultime. Credo che è un po' di più.